Buonasera, buonasera a tutti gli amici di LazioPolis.it. L'invito è quello di iscrivervi sempre alla nostra pagina Facebook e al canale YouTube LazioPolis.it. Oggi partita difficile anche da commentare, perché tutto quello che viene da dire fa riferimento poi a quel gol segnato, un gol irregolare da parte di Cutrone, un colpo di mano che fa la differenza poi nel computo del risultato e della gara in particolare. Una Lazio che nel secondo tempo ha fatto, secondo me, una buonissima partita, una Lazio che poteva raggiungere il pareggio e se non fosse avvenuto quello che è avvenuto nel primo tempo probabilmente avrebbe potuto vincerla, però non abbiamo la sfera di cristallo e quindi è difficile da dire effettivamente se la partita sarebbe effettivamente poi andata così. Però di qualcosa di particolare è successo, cioè quel gol di Cutrone non doveva essere assegnato, doveva essere rivisto al VAR che non ha agito come avrebbe dovuto. Da qui nasce poi tutto il resto, tutto quello che possiamo e che vogliamo dire. Ma andiamo alle pagelle. Le pagelle iniziamo come al solito dal nostro portiere, Thomas Stracoscia. Il primo gol è di mano, lo stavamo dicendo prima. Sul secondo non può nulla, non ha colpe, fa il suo. Tra l'altro parando due ottime conclusioni di Çalhanoğlu da fuori aria e servendo così alla propria squadra un paio di parate ottime, di ottima fattura. Voto 6,5. Bastos sul secondo gol ha delle colpe evidenti, sia lui che il reparto, ma soprattutto lui in particolare. Non è la prima volta, speriamo però che sia l'ultima. Voto 4,5. De Frey, una buona partita, ogni tanto impreciso, non come al solito, non sbaglia moltissimo, ma qualcosa c'è da migliorare in questa partita. Esce poi per un infortunio, un problema muscolare, speriamo non sia nulla di grave, però di certo deve stare attento sia ai palloni che passano dalle sue parti sia ai palloni che passano dalle parti di Bastos. Voto 6. Radu, cattivo come sempre, difende bene un cliente difficile da marcare come Suso. Voto 6,5. Marusic ara il campo in fase offensiva, in fase difensiva delude un po' troppo, commette troppi falli, da uno nasce poi il gol di Cutrone, irregolare, ma comunque da lì nasce quel gol, segna il gol del pareggio, corre per due persone, però manca qualcosa in fase difensiva. Voto 6 per Marusic. Nani entra con il piglio giusto, ha grinta, qualità, quando tocca il pallone è una gioia per gli occhi, però non ha inciso in maniera particolare, però un voto sicuramente positivo per Nani che si prende un 6. Parolo, partita di quantità, come sempre, ci mette tutto e forse anche di più. Poi quando esce Leiva si deve mettere in un centrocampo a due, deve fare un lavoro sporco, ci riesce, ma può e deve migliorare in fase offensiva, perché lui ha gli inserimenti al tiro e certo nella posizione in cui ha giocato nel secondo tempo era molto più difficile. Leiva, altra partita ottima, dal suo assist nasce il gol del pareggio di Marusic, poi esce per non essere ammonito, per non saltare la partita contro l'Udinese, visto che già Senad Lulic e Milinkovic Savic saranno out per squalifica. Felipe Anderson entra al posto di Leiva, legge Nani e inverti tutto quanto. Tranne la qualità, perché quella c'è, ce n'è tanta, però servirebbe qualcosa in più a livello caratteriale, di spunti ne ha avuti un paio, ma non basta, da lui ci aspettiamo qualcosa in più perché è forte. Milinkovic Savic si mette a disposizione della squadra, scusate, il voto di Felipe Anderson è 5. Milinkovic Savic si mette al servizio della squadra con una partita di sofferenza fisica, volenterosa. Regala anche ottime giocate dal punto di vista tecnico, ma quello lo sappiamo perché è un grandissimo giocatore, va vicino al gol in tre occasioni, è stato bravo Donnarumma in un paio di occasioni e in un'altra è stato impreciso Milinkovic, ma un voto sicuramente positivo, 7 per lui. Lulic arruffone, voglioso, corre tantissimo, però a volte è impreciso, a volte tecnicamente dimostra dei limiti che purtroppo ha, però è un giocatore secondo me su cui Inzaghi fa affidamento e a cui Inzaghi non rinuncerà mai. Comunque un voto sufficiente per Lulic, 6. Luis Alberto, quella traversa ancora trema, quando tra le linee gioca il pallone è qualcosa di divino, in un paio di occasioni poi è sfortunato nell'area di rigore che si impappina con il pallone quando può andare a conclusione, però un voto positivo anche per Luis Alberto, 6,5. Caicedo non è immobile in tutti i sensi,
perché si muove tanto, perché non è Ciro Immobile, perché si muove tanto, fa da sponda, però non conclude mai in porta. Non c'è un tiro in porta di Caicedo per tutti i 90 minuti, poi per carità fa un lavoro di ariete, fa un lavoro di sponda importante. Secondo me una buona prova, soprattutto perché aiuta i compagni, però da attaccante mi aspetto che tiri in porta almeno una volta a partita. Voto 6. L'appuntamento è per le prossime pagelle. Grazie a tutti voi, iscrivetevi al canale di laziopolis.it.